Gianni Colacione, 10 marzo 2012, siamo davanti all'ambasciata cinese a Roma, e in compagnia di Bruno Mellano, già deputato radicale, in occasione di un sit-in per la libertà del Tibet. Bruno Mellano, dici il motivo della tua presenza qui? Ma è ormai una tradizione, perché il 10 marzo, sin dal 1959, 10 marzo 59, quando il Dalai Lama e il suo entourage fugge dal Tibet occupato, è diventata una data simbolica per ricordare almeno una volta all'anno, ma noi non ci accontentiamo di farlo soltanto il 10 marzo, la situazione irrisolta del Tibet, un Tibet grandissimo, storico, che è un quarto dell'intero territorio della Repubblica Popolare di Cina, che viene occupato militarmente fra la fine del 49 e il 50, che dopo un primo periodo di convivenza, in cui si sperava una possibile convivenza, esce fuori tutta la contraddizione di un regime comunista che parla di autonomia per il Tibet, ma sostanzialmente militarizza, uccide e governa con repressione il Tibet storico, e quindi il Dalai Lama e il suo entourage fuggono e circa 1,5 milioni di tibetani muoiono in una rivolta che rimarrà come un tragico evento che oggi ricordiamo, ma ricordiamo anche con la speranza di un cambiamento. Bruno, la diciamo vicinanza, la comunanza, l'interesse dei radicali per il Tibet, pensi che questa presenza anche da un punto di vista di iniziative sia ancora forte? Ma, è davvero storica la battaglia dei radicali per il Tibet, perché abbiamo cominciato a occuparcene con il Partito Radicale quando non era ancora esploso il fenomeno del Dalai Lama, prima cioè che avesse nell'89 il premio Nobel per la pace. Ricordo, lo voglio citare qui, l'impegno di Adelaide Aglietta, l'impegno di Giovanni Negri, che fu il primo presidente dell'intergruppo parlamentare alla Camera dei Deputati, una serie di ovviamente Marco Pannella, davvero una storia che intreccia il movimento laico, radicale, non violento con il leader della non violenza, il leader riconosciuto del buddismo tibetano, che è unico leader e responsabile anche politico di popolo, di paese occupato, che nel tragico, sanguinosissimo Novecento decide di guidare il suo popolo ad una rivolta e ad una lotta non violenta, quindi non cadendo in quella trappola che poteva essere facile ma davvero tragica, di armare il proprio popolo e magari di chiedere aiuto internazionale per un intervento internazionale che avrebbe trasformato il Tibet sicuramente in una carneficina. Certo è che questa scelta non violenta responsabilizza ancora di più noi cittadini occidentali, militanti radicali, militanti non violenti, perché la mancata risposta che le organizzazioni internazionali, i governi nazionali hanno evidentemente dato in questi anni, in questi 53 anni dalla fuga del Dalai Lama del 59, è il segno di una sconfitta. Io credo che i radicali hanno fatto molto, ma non tanto, diciamo, occorre fare di più, occorre riuscire a mettere quel seme radicale di visione politica di lungo periodo in un movimento che è composito, l'abbiamo visto qui alla manifestazione di oggi, che ha tante voci, di tante ispirazioni diverse, ma credo che un po' la nostra chiave di lettura sia utile anche per loro. Ringraziamo Bruno Mellano. Grazie a te. Thank you.